Ed era Franco Battiato, cerco un centro di gravità permanente, diceva, e noi lo cerchiamo veramente sempre, sempre facendo palestra con tutti voi che ci state ascoltando in questa seconda parte della mattinata, dove abbiamo il nostro ospite, già annunciato, ma ripetiamo giustamente, Gauridas Giuseppe, ricercatore spirituale ed operatore olistico, organizzatore di ritiri di consapevolezza, conoscenze vediche, meditazione canti kirtan. Ed oggi è qui nel nostro salotto del benessere per parlarci di riarmonizzazione dei centri energetici, di aumento delle vibrazioni positive attraverso la meditazione ed in particolare i canti kirtan. Buongiorno Giuseppe Gauridas, come stai? Buongiorno a tutti, volevo salutare un po' tutti gli ascoltatori e soprattutto voi della radio per questa opportunità. Grazie a te per aver accolto questo spazio ed essere qui con noi. Sì, io sono un operatore olistico, mi ritengo più un ricercatore spirituale su un cammino di Bhakti Yoga, sì? E, diciamo, di meditazione. Ecco, e quindi noi ti abbiamo accolto, hai sentito questo brano musicale di Battiato, no? Cerco un centro di gravità permanente, proprio perché è un po' il tuo percorso spirituale che abbiamo avuto modo di accennare, ha sicuramente contribuito a far trovare questo centro di gravità permanente e giustamente nel tuo percorso di crescita spirituale, ma di ricercatore, hai avuto degli strumenti o comunque ti avvale di strumenti importantissimi per trovarlo, questo centro di gravità permanente, è vero? Certo. Il mio cammino è stato un po' costellato da un buon karma, diciamo, perché ho avuto l'occasione di incontrare uno dei più grandi maestri, o due addirittura, insomma, che il mio maestro è Sai Baba e Mata Amritananda Mai, che sarebbe Amma, una grande santa indiana che avrà. E questo mi ha dato l'opportunità, la grandissima chance di poter progredire a livello della ricerca della mia anima e soprattutto per ricentrarmi, appunto per ritrovare questo centro di gravità attraverso l'utilizzo, insomma, della mia sadhana. La sadhana significa pratica spirituale, e quindi avere accesso a delle conoscenze vediche antiche ma anche moderne, diciamo, perché le conoscenze non hanno tempo, mi ha dato appunto la possibilità di conoscere di più e approfondire appunto tutte quelle tematiche olistiche, ma soprattutto energetiche e vibrazionali di cui, diciamo, utilizzo quando appunto promuovo i miei ritiri o i miei incontri di musica, di kirtan o di meditazione, utilizzando appunto delle tecniche sia di meditazione che di pranayama, ma soprattutto di canti. Infatti lì arriviamo, perché io so che domenica prossima, quindi il 10 di luglio, proponi una giornata di buon cibo unito a vibrazioni sonore cantando al sacro interiore, è così, giusto? Esatto. Giuseppe, quindi dalle 10 esatto. del mattino a Torre Cannavese, lo dico già subito, poi lo ricordiamo magari, proponi appunto kirtan e pizza presso Esedra Ariyama. Così, una domanda giustamente iniziale, sì, che è importante: che cosa sono i canti kirtan, Giuseppe? I canti kirtan derivano da una tradizione, diciamo, vedica, che praticamente si rifanno all'utilizzo di alcuni mantra, sì? Di vari mantra, sono svariati, centinaia di mantra, che sono praticamente di mantra cantati, e possono essere di diverse tradizioni, possono essere anche buddiste, cristiane o indù, diciamo, perché comunque i mantra non fanno riferimento a una religione particolare, ma sono soprattutto delle vibrazioni, delle frequenze, sì? E soprattutto delle formule sacre cantate in gruppo, e quindi è un evento partecipativo, non è un concerto di ascolto, oddio, se uno vuole ascoltare ben venga,
però è partecipativo perché proprio gioca un ruolo di riequilibrio energetico sui nostri chakra. Sui nostri chakra, interessantissimo e importantissimo anche per mantenere questo allineamento, questa tricentratura, Giuseppe. Una domanda che ti voglio fare, ma c'è una differenza, anche per agevolare i nostri ascoltatori, tra mantra e le parole sacre pronunciate con i canti kirtan? Ma diciamo che le formule praticamente sono le stesse, cioè la scrittura è la stessa, tuttavia è come dire, io posso recitare a sottovoce una formula oppure cantarla, oppure pensare che ne so, una canzone per esempio di Battiato o del nostro cantante preferito, che la formulo mentalmente oppure la canto. È un po' diverso, perché quando c'è la partecipazione attiva proprio della voce, sì, è come se dentro di noi risuona come cassa, come una cassa toracica, sì, e quindi va a stimolare praticamente tutto l'apparato energetico, sia dei chakra, ma anche di tutti quei canali sottili che nutrono i chakra e nutrono soprattutto tutti i nostri organi, e quindi riarmonizzare le frequenze. Tutti conoscono benissimo, diciamo, quando a noi ci viene la pelle d'oca ad un concerto, sì, quindi la musica diventa sacra in quel senso lì, perché non è più una manifestazione mondana, ma va a ricompletare, a riarmonizzare appunto quegli aspetti sottili energetici del nostro essere, ecco, e quindi crea gioia e felicità. Pazzesco, uno non ci pensa, no? Però effettivamente le sonorità in effetti producono dentro di noi delle vibrazioni e quindi sono in grado di alzare, elevare queste vibrazioni. Torniamo, esatto, a parlarne subito dopo la pausa che la regia ci chiede, però okay, rimani con noi Giuseppe, perché è molto interessante il, certo, discorso che stiamo facendo. Restate con noi, alziamo le vibrazioni insieme. E ritorniamo nel salotto di Alziamo le Vibrazioni in compagnia di Giuseppe Gauridas, operatore olistico ma ricercatore spirituale, come si è forse preferito definire, vero Giuseppe? Per sì, parlare, certo, dei canti Kirtan e di questo evento che si terrà domenica 10 di luglio. Abbiamo parlato di sonorità e di vibrazioni attraverso cui, o meglio, di canti e di mantra, parole evocatrici attraverso cui contattare la parte più profonda di noi. È così? L'ho definita? Sì, sì, esatto. E quindi grazie a questa, come dire, a questo entrare in una dimensione prodotta dal suono e dalle parole, ecco che è possibile contattare che cosa, Giuseppe? Beh, diciamo che quando noi ci mettiamo in contatto con la parte più profonda di noi, diciamo all'inizio che si parla di frequenze, vibrazioni, ma soprattutto di risonanza. Quindi i canti Kirtan soprattutto, ma anche i Bhajan, che sono una versione più strutturata, vanno proprio a stimolare questa risonanza. Quindi noi entriamo attraverso il canto e la musica, noi entriamo in risonanza proprio con delle vibrazioni divine, il divino che abbiamo dentro di noi. E quindi siccome il divino è dappertutto, siccome il divino è una frequenza, quando si parla di amore, verità, compassione, il Dharma, e comunque quando si dice che Dio è dappertutto in tutte le cellule di tutto il creato, quindi come è dentro queste cellule? È dentro queste cellule come energia, quell'energia ha una vibrazione, quella vibrazione avrà una risonanza, quando noi attraverso i canti, attraverso i mantra, ma soprattutto attraverso la meditazione, facciamo sì che questa risonanza venga un po' più elevata da riavvicinarci a quella frequenza proprio che fa parte proprio di noi, non è mai stata lontana da noi, diciamo, questa frequenza. È solo da ricontattare, da riscoprire. Esatto. È da agganciare in qualche modo, o meglio a farci agganciare, quindi stabilire un contatto, cerco un centro di gravità permanente, no? Diceva Battiato, per esatto, cui forse è proprio quello che vorrebbe essere. Sì. Giuseppe, Hari Om Namah Shivaya Om Jai Sarram, hai scritto questo sulla nostra pagina, sì, ed è un condensato, come dire,
di energia spirituale, direi, ma lo lascio tradurre a te perché sennò faccio io guai e quindi non va bene. Ma diciamo che sono due mantra di saluto ai miei maestri. I miei maestri, diciamo, li onoro sempre. Om Namah Shivaya è il saluto che si fa di solito all'Ashram di Amma, che onoro e saluto tutti i devoti presenti in linea o in India o in Italia. E Om Jai Sai Ram è il saluto che si fa da Sai Baba all'Ashram di Sai Baba. Il suo significato, Shiva praticamente è la terza persona della Trinità. Quindi Om Namah Shivaya significa io mi inchino, onoro, glorifico la parte di trasformazione, perché Shiva, la parte distruttiva, è quella che trasforma. E quindi Brahma, Vishnu e Shiva sono praticamente il creatore Brahma, Vishnu colui che mantiene in vita e Shiva è quello che trasforma Trasforma. la morte in vita e quindi tutta quella parte in realtà ferma, inerte, stantia, la ritrasforma a nuova vita e quindi onoro questa energia, questa divinità. La divinità che è in noi, insomma, bellissimo e quindi da ripetere perché poi è vero che fa fede, come dire, a tradizioni religiose, culturali che non appartengono così tanto alla cultura occidentale, però giustamente come sottolineavi tu, sono parole che richiamano quell'essenza spirituale che tutti gli uomini e tutte le donne, gli esseri umani portano in sé. Quindi assolutamente un bel saluto e accennando ai maestri, quindi a Sai Baba, ma anche ad Amma, che sappiamo essere questa maestra di, come dire, di bontà e di amore. Mi accennavi nel fuori onda il Guru Purnima, che è un evento anche che giustamente fa fede sempre alla tradizione induista, direi. Esatto. Ci racconti brevemente cos'è e perché si celebra questo Guru Purnima? Ecco, Allora, Guru Purnima intanto significa Purnima, Purnima. significa luna piena. E quindi è la luna del Guru praticamente. Guru, la parola Guru, Gu significa buio, Ru significa colui che allontana dal buio. Quindi la parola Guru significa colui che allontana dal buio e ti avvicina alla luce. Quindi noi siamo già entrati in luna crescente e la fase praticamente dalla luna nera alla luna piena è chiamata appunto Guru Purnima e quindi è un momento propizio durante l'anno in cui si onora e si cerca di aumentare la sadhana, le pratiche spirituali in onore del proprio maestro affinché lui ci conduca dal buio alla Alla luce, luce. dalla morte all'immortalità, Ecco qui. dall'ignoranza alla verità. Alla verità. Queste sono parole del mio maestro spirituale di Sai Baba. Certo, E quindi un po' ritrovare quella realtà interiore che poi è l'essenza pura, che è la vera realtà. Potremmo anche pensare che Guru veramente è giustamente un facilitatore in questo senso. Per cui celebrando questa giornata. Direi che potremmo farlo un po' tutti, giustamente, anche senza sì. essere legati ad una tradizione specifica religiosa. È Sì, veramente esatto. far fede e avere comunque una certa connessione con l'essere più elevato che noi riusciamo a contattare per veramente darci luce nelle nostre giornate e quindi essere anche un po' guidati. Forse ce n'è bisogno, Giuseppe, Sì, mi sembra di poter dire esatto. così. Giuseppe, hai spazio ancora un momento, un brano musicale, poi torniamo per un ultimo accenno a quello che è il programma di domenica. Va bene? Bene, Ok, allora restate sono in con linea. noi, alziamo le vibrazioni insieme e tra poco Assolutamente. di nuovo con Giuseppe Gauridas. E torniamo in diretta qui su Radio Antenna 1, la radio che ti fa stare bene, la radio più popolare, nel salotto di Alziamo le vibrazioni in compagnia di Giuseppe Gauridas. Eccoci sono. Eccoci qua, ci sei, benissimo. Di Giuseppe ho raccontato, abbiamo raccontato che è un ricercatore spirituale, un operatore olistico, ma non abbiamo detto che ha vissuto per anni anche in India e ha studiato semi della conoscenza sacra, appunto dei mantram e dei canti kirtan, ma è anche compositore e ricercatore spirituale, come abbiamo Grazie. detto poco fa. Giustamente,
questa occasione ci dà modo di, come dire, di accogliere il suo invito a partecipare a questa giornata del 10 di luglio, domenica mattina, dalle 10 appunto a Torre Canavese, propone Kirtan e Pizza presso Esedra Ariama. Quindi faccio vedere anche la locandina che ho qua con giustamente il tuo, lo strumento che utilizzi per produrre chiaramente la sonorità che ci fa contattare quella parte essenziale di cui abbiamo parlato, e raccontaci come avviene questa giornata, Giuseppe. Come, ecco, sarà? Così meno. Inizieremo comunque in un posto tra l'altro meraviglioso, curato nei minimi particolari, che è un locale gestito da due donne fantastiche. Sì, e, che diciamo, conosciamo. Che conoscete, tra sì. l'altro, esatto. Dove la mamma, diciamo, fa dei dolci meravigliosi e fa delle ricette tipiche, ma anche ricette, insomma, antiche. Quindi, oltre ai canti devozionali, canti kirtan, ci sarà anche del buon cibo con delle pizze, con delle ricette antiche. Quindi, perché se non c'è, diciamo, soddisfazione anche nella pancia, non si può essere felici totalmente, no, perché giustamente non si può alzare la vibrazione al punto più elevato, diciamo così. Esatto. mi sembra giusto. E quindi una domenica che inizia dalle 10:30 e procede, diciamo, con i canti al mattino e poi giustamente con del buon cibo, con giustamente esatto. ricette anche antiche, come hai accennato. Allora, sì. se i nostri ascoltatori volessero prenotare o avere informazioni, come possono fare? Ma dovrebbero chiamare al numero che c'è nella locandina. Guarda, lo ripeto io se è più pratico: 338-19-75016 oppure 392-74-25668, e quindi parlare con Monica o Dada, se non sbaglio, che giustamente daranno le indicazioni necessarie per potersi recare a Esedra Ariama, strada Val di Sero 7 a Torre Canavese. E poi alziamo le vibrazioni insieme, Giuseppe, quindi. Esatto. Ci farai sapere com'è andata la domenica e quanto sì, alte sentiremo Torre Canavese, che si alza di livello, insomma, di vibrazionale. Sì, assolutamente. Allora, uniti, tra l'altro, le vibrazioni aumentano ancora di più. Quindi. Assolutamente, assolutamente. Far convergere comunque delle... le intenzioni e comunque il pensiero, il cuore in una direzione unica sicuramente porta la coscienza ad elevarsi. Per cui grazie, esatto. grazie Giuseppe Gauridas, che sei stato con noi, hai contribuito sicuramente ad alzare il livello dell'armonia, come dicevamo all'inizio sì. della trasmissione, e buon lavoro, che sia veramente un avvicinamento al guru Purnima, Purnima sì. Veramente intenso, e un abbraccio caloroso da Radio Antenna 1. Sì. Io volevo ringraziare anche tutti voi, tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo a braccia aperte e con il cuore colmo di gioia, e innalziamo le vibrazioni sempre, soprattutto non molliamo mai e iniziamo a studiare le conoscenze sacre, perché attraverso le conoscenze sacre, i canti, la meditazione possiamo veramente rinnovare uno spirito di amore, di fratellanza nel mondo. Assolutamente. Quindi, un arrivederci a tutti. Grazie di cuore a tutti quanti. Grazie a te. Soprattutto a Monica e a voi. Grazie mille a te, Giuseppe, buon lavoro e alziamo le vibrazioni insieme. Grazie ancora, Om Namah Shivaya. Ciao, ciao.